And it's very far away, but it's growing day by day, and it's alright. We're on a road to nowhere. Oh, come on inside. Taking that ride to nowhere. Oh, we'll take that ride. I'm feeling okay this morning. As you know, we're on a road to paradise. Here we go. Here we go. Avanti! Portatemi a un microfono! Ho bisogno di trasmettere. L'avevo detto la settimana scorsa, l'universo della voce è così vasto che una puntata non basta. Troppi i lati positivi che sarebbero rimasti fuori. Oppure avrei rischiato un racconto fast, come un panino che ti resta sullo stomaco. No. Per dare voce alla voce c'è bisogno di un supplemento di indagine e quindi, dopo l'inconfondibile timbro del doppiatore Roberto Pedicini, voce italiana tra gli altri di Javier Bardem e Jim Carrey, dopo i preziosi consigli di dizione dell'attrice e docente Alba Bucciarelli e dopo le modalità di comunicazione canina spiegate da Sofia e Alessandro, parlando di voce non potevo che approdare al mio primo amore, la radio. Aggeggio meraviglioso che per anni, prima che arrivassimo noi della TV, ha tenuto incatenate davanti ad una scatola intere comunità. Con la luce del mattino, la radio porta nelle vostre case il suo primo saluto. Buongiorno, ascoltatori. Un po' di ginnastica vi farà bene. Ritti, braccia avanti. Piegare lentamente. Uno, due. Uno, due. Lista delle vivande. Colazione. Minestra in brodo di riso e sedani. E gallina al forno. I heard you on the wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young it didn't stop you coming through. Musica, parole, compagnia, ricette, informazione e anche nobili fake news, come quella dello sbarco degli alieni, rifilata agli Stati Uniti da Orson Welles. Geniale. Interrompiamo questo programma per trasmettere un comunicato straordinario. Il presidente degli Stati Uniti ha dichiarato lo stato di emergenza. Passiamo la linea a Wilson Glen, New Jersey, dove l'atterraggio di centinaia di navi spaziali non identificate è ora ufficialmente confermato come un'invasione della Terra su vasta scala ad opera di marziani. Sì! Sì, ciò che stiamo vedendo è orribile. Non credo ai miei occhi. La gente fuori viene calpestata nel suo disperato tentativo di fuga. I cavi dell'energia elettrica abbattuti ovunque. Potrebbe mancare da un minuto all'altro l'energia elettrica. Non ho mai visto niente di così. C'è un altro stormo di navi spaziali di alieni che sbucano dal cielo. In contrasto con la sua precedente baldanza, il signor Manulis, preso dal panico, schizzò fuori dalla macchina. Era così spaventato dalla cronaca dell'invasione interplanetaria che fuggì lasciando zia B a vedersela con i visci di mostri verdi, che da un momento all'altro lui si aspettava piombassero dal cielo. Lei tornò a casa a piedi, 6 miglia. Quando il signor Manulis telefonò per fissare un altro appuntamento, disse a mia madre di dirgli che non poteva più vedersi con lui. Aveva sposato un marziano. Your light, my only friend.
aria, un mix ben dosato di simpatia e sensualità, ci ha accolto nella sua casa di Pescara. Spettatori, quelli fedeli del lato positivo hanno capito, io faccio questa trasmissione per parlare soprattutto delle mie passioni, sia di quelle che conosco e anche forse soprattutto di quelle che non conosco ma che davvero mi ispirano un moto di emozione, di empatia, di curiosità. Parlando della voce, che è il tema della puntata, è sicuramente qualcosa che in parte conosco sia per mestiere, anche per orecchio, per ascolto, ma è anche qualcosa che mi appassiona e mi appassiona nelle varie declinazioni. Una delle declinazioni possibili del tema di questa puntata, ossia la voce, è sicuramente la radio. E perché dico che parlo delle mie passioni? Perché è in radio che qualcosa di me ho scoperto. A 16 anni con un piccolo programma in una che, di quelle che allora erano le radio libere, così venivano chiamate, era appena stata data la possibilità di avere altre radio che non fossero la RAI e nascevano le prime, come in tutta Italia, sono nate anche a Pescara. Quindi ora è più importante che mai chiudere quelle stazioni radio. Lì ho capito quanto mi piacesse in realtà stare più che dietro una telecamera, dietro un microfono. Poi la vita è andata in altro modo, il mestiere è un po' cambiato, talvolta è rimasto anche in parte lo stesso e sono finita altrove, ma la radio ce l'ho qui, ce l'ho davvero nel cuore. Allora, parlando di voce, ho pensato che bisognava parlare anche di radio. E con chi? Con una giovane donna che da queste zone, da Pescara, è partita, ha lavorato anche fuori dall'Abruzzo e lavora adesso fuori dall'Abruzzo, che ha una formazione anche molto particolare e interessante a proposito di voce, perché ha una formazione di stampo teatrale, ma dietro il microfono è, così come di persona, di grande simpatia e di grande disinvoltura e di grande naturalezza, che sono poi le qualità che apprezzo negli altri e che cerco di tirar fuori quando riesco da me stessa. Tutta questa bella premessa per dire che io sono proprio a casa di Ilaria Cappelluti, sul suo divano. Ecco. Dove essere io. Sì. Quindi è un ben trovata davvero. E infatti, allora ci siamo messe comode appunto con i gatti che si aggirano qua e là per parlare di voce, per parlare anche di radio. La prima domanda che ti faccio è proprio questa, Ilaria. Tu hai una voce particolare, no? Parliamo sì. Di timbro, parliamo sì. E in radio è davvero importante avere quel timbro che è riconoscibile. In realtà più che scoprirla io o riconoscermi un talento senza averla mai fatta, avere una passione, essere guidata da questo, sono stata scelta dalla radio, ti direi. Nel senso che io venivo dal teatro e facevo teatro principalmente. In un periodo particolarmente sgombro di lavoro e tra l'altro essendo ancora in quella fase in cui ci si vuole formare appunto, certo. Volevo prendere e acquisire più esperienze possibili, sono andata a fare un corso di doppiaggio. Nel giorno proprio con il nostro Pedicini, scommetto. Esattamente, che ti precede in puntata. Esattamente, con Roberto Pedicini e Cristian Jansante. Nella prima giornata proprio di presentazione, a fare il corso c'era un conduttore di Radio Delta 1. Il quale appena avuto un momento libero mi ha detto: "No, Ilaria, allora devi venire a far radio, assolutamente vieni a fare un provino." Io ti dico anche la verità, tra l'altro all'inizio ero veramente titubante perché la mia poetica era sì, ma di che parlo? Poi voglio dire, a chi interessa sentir parlare me? Proviamo a fare così, mandiamo la rovescio e vediamo se migliora un po'. Ora vai in Winter, Freddy è un diavolo. Ora vai in Winter, Freddy è un diavolo. Oh! Immaginate un uomo che durante un viaggio approdi ai confini della realtà, ha lasciato Creta, è entrato nella zona smilitarizzata. Mi sembrava tutto molto strano. In realtà faccio il provino, mi trovo a mio agio e lo passo subito. Mi fanno fare un inserimento / affiancamento di 3-4 ore al sabato e domenica e di lì a 9 mesi sono talmente tanto nel mio elemento che scrivo la mia prima trasmissione e da lì parte un'avventura che poi è fatta anche di studio, perché ovviamente certo. Ci arrivavo completamente da neofita e insomma c'era tutto certo. da scoprire. Bisognava prepararsi anche
Un po', tanto, perché non si va tanto. In radio così. No, affatto. Sembra è molto lavorato. Lei magari è anche una persona disinvolta, e estroversa, e simpatica, per cui dice, vabbè, va là, si siede, dice due... No. No, è tutto molto preparato, no, e molto studiato. Poi c'è da dire che, diciamo, nel mio caso sono stata facilitata, perché da amante della musica, da onnivora della musica, sì, soprattutto, la mia prima trasmissione era un po' un gioco... proprio mio, nel senso che riguardava colonne sonore e cinema. Mm. E tu sai che la colonna sonora è di fatto un po' una terra di nessuno della musica, nel senso che dentro c'è veramente spazio per, certo, qualsiasi genere. Sì. Per cui con la prima trasmissione sono entrata ancora di più nel mio elemento, e nel frattempo frequentavo a questo punto quotidianamente la radio, e piano piano ho cominciato a recuperare anche tutto quello che non sapevo della radio, tutto quello che c'era da sapere per fare radio, e piano piano mi sono innamorata completamente del mondo radio. Sì, il fascino si subisce. A proposito di schermo, ma di schermo e di immagine, noi abbiamo fatto una puntata anche sullo specchio, per esempio. Tu dicevi che hai iniziato appunto in un momento in cui facevi l'attrice, sì, che per antonomasia è una persona che si mostra, vero, al pubblico, e quindi anche, e che lo fa volentieri, evidentemente, certo, perché insomma non si capisce se no perché dovrebbe farlo. Però poi hai forse più scelto la radio, che è invece un modo per tenere la propria fisicità, il proprio corpo dietro. In qualche modo sì. E allora ti dico, sono due, è una ribalta diversa, diciamo, che sono due storie abbastanza diverse. Il teatro io in realtà non l'ho scelto tanto per voglia di protagonismo nel senso estetico del termine, ma da sempre, per sempre resto, sono stata innamorata di quello che è il contenuto del teatro, delle storie del teatro. La radio da questo punto di vista è uno strumento fenomenale, perché se vuoi sono due mezzi molto simili, perché sono entrambi dal vivo e sono entrambi basati, sì, su qui ed ora. Però hanno caratteristiche diverse, e in questo la radio mi è più affine, perché mentre il teatro richiede molto più tempo, cioè dalla scelta di uno spettacolo, lo studio di un testo, l'elaborazione di una scenografia, la memoria, la messa in scena, prove, bellissimo il lavoro di compagnia, ma comunque ci vuole tanto tempo per produrne. La radio ti permette di fare per certi aspetti qualcosa di altrettanto efficace, proprio perché è un live, perché la reazione emotiva, nonostante non lo vedi il pubblico, la ricevi e arriva, ma in molto meno tempo. Se tu hai un'idea molto chiara, il tuo spettacolo radiofonico lo puoi costruire in molto meno tempo. E le ultime notizie. Alle 2:45 precise del pomeriggio, Sir Simon Swofford, re delle classifiche, sposerà la più bella ragazza mai esistita. Cari ascoltatori, voglio rassicurarvi tutti che questo non vuol dire che avrò meno amore per voi. Sarò sempre qui tutte le mattine, con la differenza però che sarò felice. Adesso stai a Radio Kiss Kiss, non l'abbiamo, sì, detto. Radio Kiss Kiss, attualmente a Radio Kiss Kiss, okay, da agosto. E per ogni puntata, per ogni trasmissione, come ti prepari, oltre che naturalmente nel contenuto, con la voce, la scaldi, la fili, la... Ma guarda, ti dico, attualmente non è una cosa che faccio più, l'ho fatto per un periodo di tempo, diciamo che l'allenamento maggiore che ti potrei dire, diciamo quello su cui sono più costante, è quello di articolazione, ma è un lavoro che faccio durante la settimana, non è una cosa che viene, cioè diciamo che è il mio quotidiano, leggere ad alta voce, insomma allenarmi in tutta quella che poi è insomma la buona dizione, il buon parlato. Sulla voce vera e propria no, ti direi che non la scaldo più di tanto, non per altro, ma perché ovviamente la radio da questo punto di vista richiede uno sforzo vocale completamente diverso, sì, per cui avendo un microfono, essendo in una stanza comunque sia isolata e insonorizzata, poi e avendo le pause, la musica, avendo la pause appunto della musica, puoi bere un bicchiere d'acqua, abbiamo tutto il tempo, abbiamo tutto quanto il tempo per se c'hai il rospetto, se hai il colpo di tosse, insomma si risolve, insomma non è una cosa che richiede un grande riscaldamento. All'inizio lo facevo, per poi accorgermi che in realtà forse non solo non era proprio adeguata come scelta, perché in realtà anche in termini ti direi energetici, proprio tecnici, non ha senso più di tanto, si deve sempre, sì, un po' spingere il diaframma per, esatto, parlare, perché altrimenti la capsula del microfono non prende nulla, ma insomma un parlato normale di una persona che fa questo per mestiere di solito fa già il suo, per cui non serve scaldarsi troppo. Bollettino meteorologico per la pesca e le navi di piccolo tonnellaggio. Tempo in peggioramento. Mare molto agitato. Nelle successive 12 ore il tempo sarà sempre più perturbato.
voglio approfittare di Ilaria in questo senso. Ho provato a chiedere a tutti i nostri esperti, per esempio la respirazione diaframmatica, sì. Ma poi insomma ognuno se ne va per la tangente. Possiamo provare a spiegare proprio facendo vedere abbiamo che si gonfia. Un muscolo che poi di fatto è un muscolo che noi conosciamo bene, nel senso che per esempio la contrazione del diaframma, nella contrazione involontaria noi abbiamo il singhiozzo, per dirne una. Il famoso singhiozzo. La risata parte da un colpo di diaframma, per cui in realtà è un muscolo che riconosciamo facilmente, che è appunto un muscolo che di solito va allenato, bisognerebbe sdraiarsi per farlo bene e diciamo riconoscerlo dentro di sé. Gli uomini in questo sono avvantaggiati perché hanno una respirazione naturalmente, la fanno naturalmente con il diaframma. Però per esempio ecco, questo è tutto quanto un bagaglio che io ho dal teatro e che per esempio in radio sostanzialmente non viene praticato. Nel senso che proprio non è richiesto. Poi tra l'altro viviamo anche un'epoca della radio in cui tu prima parlavi della voce importante. Beh, viviamo in un'epoca della radio in cui insomma sentiamo anche voci molto meno, come posso dire, molto meno protagoniste, molto più leggere, in alcuni casi esili, voci veramente fragili, che però in qualche modo riescono a passare un messaggio, che comunque giocano il loro ruolo in un prodotto radiofonico. Certo. Per cui diciamo che quello è un aspetto... Sicuramente le radio nate negli anni 70 e successive, con le grandi voci, con l'olandese volante, erano loro i personaggi, erano quelle voci lì e non ti potevi sbagliare, ce n'erano anche meno. Vero. Ed era un modo, io ho avuto anche in un'altra puntata, ho ascoltato Gianni De Berardinis, all'epoca Gianni California, nostro anche lui pescarese, erano personaggi e voci che noi riconoscevamo perché era anche minore poi la quantità di proposte. Oggi se vai sul web c'è una radio, se vai sulla radio ci sono mille radio. Vero. E poi c'è chi fa radio in televisione e chi fa televisione in radio. Le voci sono aumentate tantissimo, però è anche vero che vedi che quelle che sono le cosiddette personalità radiofoniche in realtà poi rimangono, per dirti. Certo, Federico Olandese Volante, ho avuto la fortuna di averlo come collega, e resta ed è assolutamente un modello, un esempio a cui ispirarsi. Ma anche in quel caso è bello il mondo della radio perché non sono tutti professionisti veramente della voce, ma molti sono professionisti della musica, professionisti dello spettacolo, nel senso più ampio del termine. Certo. Diciamo che è un mondo per intrattenitori e comunicatori, e quindi da questo punto di vista c'è una varietà di origini. Ciascuno racconta anche la propria inclinazione, la propria passione, proprio interesse. E insomma, portiamo con noi di solito quel carattere lì, poi è quello che davvero ti contraddistingue assieme poi all'impronta vocale, che ovviamente è un'impronta specifica. Ma non sfuggirai alla respirazione. Dovremmo farla da terra, è un concetto complesso. Diamo un'idea, questa pancia che si deve vedere. In qualche modo gonfiare. Di far vedere la pancia. Sì. Sono scappati tutti, proprio io, sono la radiofonica. Insisto, perché nessuno me lo spiega. Down to business. I got my wild cherry diet Pepsi, and I got my blackjack gum here, and I got that feeling, that familiar feeling that something rank is going down out there. Everybody knows that the dice are loaded, and everybody rolls with their fingers crossed. Everybody knows the war is over. Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor, the rich get rich. That's how it goes. Everybody knows. Le voci più rovinate, più vissute, le trovi in chi per esempio ha fatto animazione. E, diciamo che è un ambiente ancora diverso, un altro modo di utilizzare la voce, che comunque è anche lì assimilabile al teatro, comunque al parlare appunto in pubblico, perché comunque si parla in pubblico. Ma laddove ci si avventura magari gridando, o allo stadio, il famoso urlare magari anche per cantare una canzone e poi ritrovarsi il giorno dopo senza quella voce, proprio tutto quello che non deve avvenire ad una voce o una manifestazione. Una volta si usavano i cortei, che anche adesso cominciano a tornare, qualcuno per cui diciamo che qualcuno comincia a tornare in
piazza, però anche lì si rischiava di tornare a casa senza voce il per averla uso della sforzata voce. O malusata. Esatto, che poi non dipende appunto dalla voce, ma dal diaframma, sempre esatto, dal nostro amico esatto, diaframma e dalla esatto. respirazione profonda, per cui se grido soltanto con la gola tendenzialmente perderò la voce. Secondo te quanto è... che potere seduttivo ha la voce? Ne ha tanto. Ti direi non solo... Allora, seduttivo indubbiamente tanto, ma vabbè, poi lo stai chiedendo a una donna con una voce molto scura, che normalmente viene associata esatto. per definizione a tutto quello che è erotico, mica una domanda casuale, sessuale diciamo. E compagnia bella. Non muore niente di importante stanotte, solo quattro brutti ceppi sulla nave di merda. L'unico dispiacere stanotte è che negli anni futuri ci saranno tante fantastiche canzoni che non sarà nostro privilegio trasmettere, ma credete a me, saranno comunque scritte e saranno comunque cantate e saranno comunque la meraviglia del mondo. Attacca! Ti dirò che però tra i pregi diciamo che l'altra faccia del sensuale è in realtà far paura. La credibilità. No. No, allora, diciamo nella mia vita mi sono resa conto anche da ascoltatrice, non soltanto da persona certo. che emette un suono, che comunque le voci più scure tendi ad ascoltarle con più attenzione. Sono più imperiose. Sì, più autorevoli, le prendi immediatamente più sul serio, diciamo. Per cui da questo punto di vista è un bel vantaggio. Sul sexy ti direi sì. Lo è senz'altro, qualche volta mi è capitato di sentirmelo dire, nello specifico in radio, mi viene sempre da ridere, non è una cosa che mi viene detta quotidianamente, è una cosa che mi è stata detta nelle due o tre occasioni in cui sono andata in onda con la voce affaticata magari da raffreddori, sì. quindi un po' di raucedine. Sì. Nel momento in cui la voce era un po' velata, lì partivano sì, tutti i messaggi. Ah, che la voce. Cardinale è il mito di tutti voce noi. Voce sexy. Però che poi cosa che fa molto ridere, perché chi è in radio poi di solito il più delle volte non sta giocando quel certo, ruolo, sicuramente certo. non, almeno a meno che non te lo chiedano proprio per quello che vogliono ottenere, tendenzialmente certo. non in radio, almeno a me non è mai capitato di dover fare qualcosa di sexy, sicuramente c'è. C'è cioè, qualcosa di una ma componente erotica. Ma dà un po' erotica. Di paura, secondo te? Invece incute un po' di... Allora, c'è questo sì, rischio che anche ti questo può troppo... succedere. Guarda, ti dico, io rispetto alla mia voce, ovviamente non potrei mai diciamo, lamentarmene, nel senso che in alcuni casi mi piace, perché ti dico, mi è capitato alcune volte di riascoltarmi a sorpresa, magari in una playlist avevo qualche mia registrazione, e in qualche caso mi ha rassicurato. Quindi mi piace riascoltare la mia voce, è una cosa che sicuramente mi dà piacere. D'altronde però, questa però è una cosa che forse è più da attrice che da radiofonica, ci sono state delle occasioni in cui avrei voluto avere una voce più leggera, più chiara, okay. perché comunque sia avrebbe anche permesso, diciamo, maggiore varietà di personaggi da interpretare. Certo, ho capito. Insomma, una maggiore leggerezza, da un po' meno, ecco, un po' più disimpegnata, disimpegnante soprattutto, diciamo. E invece questo è il tuo strumento e questo devi suonare. E va benissimo. Davanti al banco di manovra, ecco l'imponente sfilata dei pannelli contenenti le varie parti del trasmettitore. La debole energia generata dai microfoni, e qui portata a mezzo di cavi telefonici, aumenta potenza man mano che passa dai primi stadi di amplificazione ai successivi e va a controllare, a ritmo acustico, le oscillazioni ad alta frequenza, qui generate e qui enormemente amplificate, passando attraverso vari stadi amplificatori per giungere a quello finale di grande potenza. Vedo che, come dicevo prima, siamo a casa di Ilaria e vedo che siamo circondati con mio grande piacere, perché a proposito di passioni, prima del lato positivo, chi mi segue lo sa, c'era una trasmissione che raccontava di libri e di autori di libri, vedo che di libri ce ne sono parecchi. Sì. Prima hai detto che fai degli esercizi anche di lettura, proprio a voce alta. Sì. Ti chiedo... perché, come li fai questi esercizi, ma a proposito dei libri ti chiedo anche, c'è questo grande successo degli audiolibri. Sì, e mi è capitato di farne uno da pochissimo. Ecco, sì. Come te lo spieghi? È solo...
una questione di pigrizia, la persona non ha voglia di prendere il libro, no, in realtà, o è proprio anche lì un fascino particolare? In realtà finalmente quella, allora da questo punto di vista potrei dire finalmente l'Italia è cresciuta, nel senso che gli audiolibri non sono una scoperta nostra, ma esistono da tantissimo tempo, ma in Italia non esisteva un mercato perché erroneamente erano confusi come strumenti principalmente per persone con disabilità, per non vedenti. E quindi in definitiva non venivano ricercati né richiesti. Ultimamente invece non solo insieme agli audiolibri, anche il podcast. Diciamo che dal mondo della radio si sta aprendo un bel ventaglio di mondo dell'audio, che è una cosa che per quanto mi riguarda trovo molto stimolante, anche perché vuoi non vuoi, sì, le radio sono aumentate, questa è una certezza, ne parlavamo prima, però è anche vero che sono quelle e che se possibile quel mondo è ancora un mondo non aperto a tutti, potenzialmente non aperto a tutti, non contiene tutti coloro che vorrebbero starci dentro. Mentre invece il mondo dell'audio è molto più ampio, molto più stimolante. E per quanto riguarda l'esperienza audiolibri, ne ho fatta una proprio da pochissimo, e l'ho trovata bellissima. È stata l'ennesima declinazione del mestiere voce per una persona poi che viene dal teatro, passa per la radio, ancora una volta mettere insieme i due elementi, per me è il sogno, cioè mettere insieme la recitazione e la consapevolezza del microfono, della voce registrata, ed è veramente una gran cosa che sta arrivando. Infatti anche a me piace molto e sono convinta che non siano sostitutivi del libro, perché vanno a colpire la nostra attenzione in momenti diversi, in sfere diverse, non lo so, io non rinuncio alla pagina letta prima di addormentarmi, per esempio, ma in altri momenti, o nei momenti magari di viaggio, oppure anche la notte stessa magari mi risveglio e non riesco a riprendere sonno, però non ho la forza proprio di... Allora lì mi metto un racconto, un audiolibro. Cioè ci sono momenti diversi per utilizzare l'audiolibro, e così come ci sono i momenti che salvaguardano il libro. Quindi non lo vedo un conflitto come quando sono usciti gli ebook e pensavamo, oddio, spariranno i libri. Niente del genere. Evgenia Isakovna Mink era un'anziana vedova emigrée che si vestiva sempre di nero. Il suo unico figlio era morto il giorno prima. Non gliel'avevano ancora detto. Era un giorno di marzo del 1935 e dopo un'alba piovigginosa, una sezione orizzontale di Berlino si rifletteva nell'altra. Zigzag variegati frammisti a superfici più piatte e così via. I Chernobylsky, vecchi amici di Evgenia Isakovna, avevano ricevuto il telegramma da Parigi verso le 7 del mattino e un paio d'ore più tardi era arrivata una lettera per posta aerea. Io per dirti, per esempio, ne faccio uso, ne consumo sia di audiolibri che di podcast quando esco a passeggio. Quindi al posto della musica mi accompagna una voce che è un po' come veramente camminare passeggiando, ma nello specifico per me è un buon allenamento anche di ascolto, perché comunque si scoprono un sacco di cose. Poi nel campo, per esempio, podcast ne producono veramente di meravigliosi, ce n'è per ogni gusto, sia didattici, sia narrativi, per cui insomma è un bel mondo che si è ampliato. Spezziamo una, due, tre lance, quella mia, quella sua, quella di tanti altri a favore degli audiolibri. Anzi, farò un audiolibro. Ecco, io volevo fare un podcast, quindi insomma poi ci ritroveremo per raccontare le nostre avventure. Grazie, Ilaria, è stato un piacere incontrarti, grazie per averci ricevuto a casa tua con la tua voce. Eravamo io e la mia voce. Ovviamente in una puntata dedicata alla voce non poteva mancare il bel canto. Dopo gli aspetti legati alla produzione lirica e al lavoro di tutte le maestranze teatrali, già oggetto di una puntata della scorsa stagione, oggi io e il regista Antonio D'Ottavio abbiamo pensato di soffermarci sui lunghi anni di preparazione tecnica della voce, quelli che necessariamente occorrono e precedono il debutto in scena dei cantanti, lirici e non solo. Le telecamere della trasmissione sono entrate nelle aule del prestigioso Conservatorio Braga di Teramo in compagnia della docente Alba Riccioni.
volendo parlare della voce, volendo parlare della voce, volendo parlare di questa, non so come dire, questa capacità che nella fattispecie a me oggi manca un po', perché sono giù di voce appunto, non potevo che scegliere fra le altre musiche d'accompagnamento quella che abbiamo appena ascoltato, segno di un virtuosismo ma anche di una capacità quasi unica, e lo scopriremo fra poco, perché dico così, insomma, questa magnifica voce della Regina della Notte del flauto magico l'ho scelta per introdurre proprio il nostro ospite. E a chi consegno il capo del filo rosso del nostro gomitolo? Lo consegno ad una docente, ad una insegnante di canto lirico che si chiama Alba Riccioni e che insegna al Conservatorio Braga di Teramo. Buongiorno Alba, benvenuta al Lato Positivo. Grazie. Allora, dicevo, questa che abbiamo appena ascoltato è l'espressione sicuramente non il massimo, non lo so, ma per me, per un profano che ascolta, dice: ma dove arriva questa voce? Sì. Perché con la voce si può arrivare veramente ad altissime vette. Sì. Parliamo un attimo proprio di quello che mi dicevi poco fa. Sì. Questa quest'aria, insomma, è stata proprio scritta... Sì, appositamente da Mozart per una cantante che appunto aveva... Questa estensione, quest'aria tocca il fa sovracuto, quindi diciamo proprio un limite della voce del soprano, la voce del soprano che ricordiamo è la voce femminile, forse più conosciuta, no? Oltre, certo. Cioè la voce femminile acuta, diciamo, quando si dice una donna che canta tutti dicono sei un soprano, poi esistono anche i mezzosoprani e i contralti. È vero che il mezzosoprano è rara come voce? Diciamo che le voci scure sono più rare, ma anche questo insomma è un mito da sfatare, perché in realtà io credo che la voce di mezzosoprano sia proprio, come dica il termine, una voce di mezzo che sta tra il soprano e il contralto, che è la vera voce scura, insomma, che va parecchio, diciamo, verso i toni più gravi. Per scuro si intende appunto i toni più gravi, diciamo, note più basse, cioè una caratteristica vocale ben precisa con un colore molto molto ambrato e che appunto tocca vette più basse rispetto al soprano, che invece ha un'estensione più che va verso il registro acuto. Non so se posso essere più chiara spiegando, io faccio sempre un paragone, una similitudine con gli strumenti ad arco, no? Quindi il violino negli archi e lo strumento viene percepito appunto proprio da questo suono più cristallino acuto, che raggiunge vette proprio acute. Poi c'è la viola, che è leggermente più suono più caldo, contrabbasso, quindi sì, molta similitudine, no? Contrabbasso, mezzo soprano, e poi il violoncello, volevo dire, sì, il mezzo soprano, e poi abbiamo il contrabbasso, che è lo strumento ad arco, quello che si suona in piedi con l'arco, che appunto insomma ha i suoni proprio più gravi, più profondi, no? La voce si classifica in sì, vari modi. Sì, provi a spiegarci. Allora, la classificazione più importante ovviamente è tra voci maschili e voci femminili. All'interno delle voci femminili si distingue il soprano, che è la voce più acuta, il mezzo soprano, appunto, una voce di mezzo, e il contralto, che è la voce più grave. In che cosa si differenziano? Si differenziano innanzitutto per l'estensione, ma anche proprio per il registro vocale, cioè il soprano ha come registro d'elezione, parlando in maniera più semplice, cioè il luogo, il registro dove si muove più agevolmente, con più naturalezza, quello acuto.
Poi abbiamo il mezzosoprano che si muove con più agevolezza nel medio, nel registro medio, e il contralto che ha come diciamo, zona, no? Come range di maggiore agio, il registro grave. Questo per quello che riguarda la classificazione, diciamo una grande classificazione. All'interno delle varie voci di soprano, mezzosoprano e contralto ci sono ulteriori sottoclassificazioni, per cui abbiamo il soprano leggero di coloratura, il lirico spinto, il drammatico. Nel mezzosoprano abbiamo il falcon che è di agilità, che ha quasi un, diciamo, un limite molto sottile con il soprano e via dicendo, quindi non sto qui ad elencare, ma sono tante le diciamo così sottospecie. Tante quanti sono i personaggi che poi andranno a interpretare. Esatto, perché poi per ciascuna voce il compito un po' anche dell'insegnante, ma soprattutto quando poi la voce è già un pochino più avanti con gli studi, perché è molto difficile catalogare una voce e definire una voce, anche perché è secondo me, a mio avviso, un errore imbrigliarla in uno schema che poi la obbliga a tenere una diciamo una via tracciata, quando invece una voce giovane che si accosta allo studio del canto ha bisogno di un ancora tempo, di scoprire, certo, magari di per metabolizzare anche gli insegnamenti, farli propri, e nel momento in cui ciò avviene si può cominciare a capire effettivamente di che tipo di voce si tratta, cioè di fronte a quale voce noi ci troviamo, per poterle attribuire anche un repertorio. I ragazzi e le ragazze che vengono qui, come viene loro in mente, al di là del discorso di musica pop o di musica leggera, chi viene magari perché vuole partecipare ad un talent o perché è una partita, ma come scopre, per esempio lei, come ha scoperto di potersi avvicinare a questo mondo? Che cosa ha scoperto nella sua voce? Allora, se devo fare un diciamo riferimento a me, io o canto da che ho memoria, cioè ero bimba e già cantavo, quindi sono venuta su con il canto come espressione di me, cioè era molto, per me era un fatto molto naturale, cantava mia mamma, cantava mia nonna, quindi io cantavo spesso, ascoltavo molta musica e mi veniva molto facile riproporla. Non avevo intenzione di studiare, o meglio, non avevo mai pensato di intraprendere lo studio al conservatorio, per il semplice fatto che Teramo, oltre ad avere un istituto, questo faccio una parentesi e tengo a dirlo, che è l'istituto più antico dell'Abruzzo, benché sia arrivato più tardi alla statizzazione rispetto a Pescara e all'Aquila, però è molto, adesso non saprei dirle esattamente, però mi sembra che stiamo a 124 quest'anno, adesso quindi insomma è il più antico d'Abruzzo. E quindi, benché ci fosse questa importante realtà nella mia città, io non pensavo di intraprendere lo studio del canto. Un giorno, cantai, veni chiamata a cantare un'Ave Maria in chiesa per il matrimonio di un cugino, e il violinista che mi ascoltò disse a mia madre: signora, sarebbe il caso che insomma la facesse studiare. E così è cominciata. Sì, così è cominciata. Ma come fa un genitore, insomma, o comunque un insegnante
Che strumenti ha per individuare un talento? Beh, innanzitutto deve partire dal soggetto in questione, quindi un piacere che è amore, certo. Una passione. Il canto è veramente una passione. E quindi in genere sono i ragazzi che chiedono di poter affrontare lo studio del canto. Oggi è vero che viviamo un'epoca in cui i media, no, ci rimandano continuamente a questi talenti nascosti, amici, piuttosto che X Factor e così. Quindi c'è quella che io definisco in modo simpatico la cantite, cioè una rispetto ai miei tempi. Forse lì una però maggiore... c'è molto il fascino del successo, sì, magari chi intraprende il canto lirico sa già che qualcosa. Sarà ancora più difficile. Però le nuove generazioni sono portate a... diciamo a intraprendere poi seriamente anche lo studio di una passione, di uno studio, perché sanno che comunque per poi effettivamente praticare questa strada c'è bisogno di una formazione seria, certo. E quindi si rivolgono molto spesso, certo. qui c'è tutta una, diciamo, una procedura da mettere in pratica, è quella di fare una domanda di ammissione, essere appunto ascoltati e poi sta ad una commissione della quale faccio parte io con altri colleghi stabilire se il candidato in questione abbia più o meno le capacità per poter affrontare l'X Factor questo... per il Conservatorio Braga. Devo dire che ultimamente c'è una stragrande maggioranza, cioè c'è una stragrande affluenza di studenti che vengono dalla Cina, da altri paesi, sì. Perché comunque la realtà del conservatorio, cioè l'italiano, ha un grandissimo valore per sì, loro. Quindi ho ascoltato anche delle voci, devo dire, anche straordinarie. Forse al limite dell'usignolità, non so come dire, cinesi o coreane. Sì, no? esatto. Sono talvolta, insomma, ti aspetti che i bicchieri vadano in frantumi. D'assalto dagli studenti asiatici, perché per loro veramente del resto è così, noi siamo la culla del melodramma. Iniziano a studiare anche molto presto. Loro molto presto nel loro paese, sì. Poi devono passare una serie di filtri per poter arrivare a noi, sono diversi progetti proprio di accordo tra l'ambasciata cinese e l'ambasciata italiana, sono i vari progetti che si chiamano Turandot, Marco Polo, hanno questi nomi che rimandano a un rapporto. Ma secondo lei è vero che sono brave, sono soprattutto, si applicano o studiosi o studiose, insomma sono cinesi, quindi per antonomasia si applicano sulle cose, ma secondo lei poi come nasce una Callas, insomma, solo dal fatto che tante persone studiano e quindi una ne verrà fuori o no? Il mio cor ferito è già in tu che il piano si mio sarà, lo giurai, la vincerò. Devo dire la verità, perché venga fuori una Callas è davvero, insomma, difficile, un po'. Facendo un parallelo forse non proprio calzante, però anche, diciamo, tanti si accostano al mondo del calcio, poi insomma Maradona e via dicendo, sono pochi. Devono, come dire, incontrarsi diverse qualità, e cioè una qualità fisica, cioè una buona voce, che è data, che diciamo lì non c'è merito, è la natura che ti fa questo regalo di avere con me corde è stata avarissima, ve lo dico subito. ma direi di no, ma sul canto, no, adesso a parte i raffreddamenti momentanei, sul canto proprio tirchia fino ma perché lei stonata amava. Come una campana, non esiste, avrei amato lo so questa favoletta mi viene no, è vero, la voce va educata, quindi anche uno stonato può, insomma, in qualche modo... Perché mi fa molto arrabbiare che uno può avere anche magari un timbro, non dico io, ma insomma anche un timbro gradevole, sì. E però poi non riuscire non a mettere insieme. Ma quello va educato, sì, può essere. Si può assolutamente. Quanti giovani scelgono il canto lirico?
Guarda, devo dire tanti. In aumento? Molti, cioè davvero rispetto alla, diciamo, alle, sono dati statistici del conservatorio, e in genere gli strumenti a fiato, anche gli strumenti ad arco, fanno un po' difficoltà, perché insomma non, sì, sono sempre, diciamo, ben nutrite le classi, ma a fatica. Per il canto noi, così come per il pianoforte, dobbiamo mandarne parecchi indietro, perché il canto c'è sempre tanta richiesta. Poi diciamo anche che il canto viene nei conservatori viene studiato ad età già un pochino più avanzata, relativo, diciamo, intorno rispetto agli anni che sono utili per i pianisti, che insomma devono accostarsi già da ragazzini per poter avere una qualche chance di arrivare ad una meta, no? Invece per il canto, ad esempio, un ragazzino di 16 anni, come mio figlio che si accosta, vorrebbe accostare, per esempio, è già un pochino presto, cioè deve aspettare. Perché non è compiuta la maturazione della voce. Specie per i ragazzini, cioè per i maschi, diciamo così, c'è il momento della muta, che è un momento molto delicato, per cui bisogna proprio fare grande attenzione a non forzare, a non creare traumi, perché poi c'è anche da dire questo, che per noi insegnanti di canto il maneggiare, l'avere diciamo il compito di educare una voce è un compito molto di grande responsabilità, che non tutti diciamo assolvono con la stessa coscienza, consapevolezza, esattamente, perché bisogna, le corde vocali sono molto delicate, un cattivo uso le può danneggiare anche in maniera irreversibile, e quindi, come dire, è una grande responsabilità, perché io insomma ho in mano la diciamo la responsabilità di una crescita vocale. Ragazzi che già hanno affrontato in questo conservatorio ruoli all'interno di un'opera, perché il Conservatorio Braga, io sono titolare qui da 3 anni, ed è da 3 anni che portiamo avanti un progetto che si chiama Progetto Primo Palcoscenico. Non abbiamo la pretesa di parlare di un vero e proprio allestimento, ma si dice in gergo, un allestimento semi-stage, cioè con dei tagli opportuni, perché la durata ovviamente di un'opera lirica, sappiamo bene, e quindi non questo, però fatto con costumi, scenografia. Ci avvaliamo noi qui in conservatorio di una collega bravissima, che è una regista d'opera, la professoressa Matilda Cappelletti, che insomma per noi è anche un grosso motivo di vanto, perché è una regista che opera a livello nazionale ed internazionale, e noi, avendo la fortuna di averla tra i nostri docenti, una mia collega, possiamo avviare in maniera molto simile a quello che poi sarà la professione del domani di questi ragazzi che sono iscritti da noi, a diciamo debuttare un ruolo sul palcoscenico. Quindi i ragazzi, diciamo, più avanti negli studi hanno affrontato Nozze di Figaro, Così fan tutte, Don Giovanni, e quest'anno riprenderemo una delle tre della trilogia di Mozart con l'orchestra, perché l'Orchestra Braga ha anche una buona orchestra, anche lì abbiamo un ottimo direttore d'orchestra che si occupa di esercitazioni orchestrali, che è il maestro Genuini, e quindi diamo loro proprio la possibilità di provare la professione. Follow me, abbracciami. Fall on me finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai, finché vorrai. I close my eyes and I'm seeing you everywhere.
like I'm breathing you in the air.